non ospitiamo economisti ai Mercoledì Next, quindi siamo contenti di avere Dario con noi questa sera. È professore associato di Economia e Politiche dell'Innovazione al Dipartimento di Economia e Diritto della Sapienza di Roma. È autore di numerosi studi su temi cari al Centro Nexa, quindi le piattaforme, il lavoro nelle piattaforme. E ultimamente è autore, insieme ad Andrea Coveri e Claudio Cozza, di un paper intitolato Blurring Boundaries: An Analysis of the Digital Platforms Military Nexus. E questo sarà anche il soggetto della presentazione, di questa sera. Allora, come tradizione dei Mercoledì Nexa, prima di dare la parola al nostro ospite, facciamo un giro di tavola per presentarci. Io sono Maurizio Borghi, sono il condirettore del Centro Nexa, sono un giurista e insegno diritto della proprietà intellettuale, diritto di internet all'Università di Torino. E passo la parola ad Antonio Io sono Sant'Angelo. Antonio Sant'Angelo, sono un senior research fellow del Centro Nexa e sono un professore associato di semiotica all'Università di Torino, dove insegno semiotica delle culture digitali, fra le altre cose. Invece sono docente per il Politecnico di Torino, sono Nexa da tanti anni, sono ingegnere informatico, quindi insegno corsi che stanno a metà tra l'ingegneria del software, quindi quell'area disciplinare, e poi come questo si declina per le sfide che ci pone l'intelligenza artificiale per un design responsabile e socialmente sostenibile dei sistemi software. Io sono Valeria Trentino e mi occupo della comunicazione digitale del Centro Nexa. Io mi chiamo Ludovica Paseri, sono assegnista di ricerca in filosofia del diritto e informatica giuridica all'Università di Torino. Giurista anch'io. Io sono Giuseppe Gabriele Rocca, laureato in comunicazione e cultura dei media e tendo a venire a questi incontri perché li apprezzo molto. Giacomo Conti, giurista, project manager del Centro Nexa. Io Va sono bene. Dario Guarascio e vi ringrazio molto per questo invito. Grazie di essere qui. Il format dei nostri incontri, come ti ho detto, sono circa un'ora per la tua presentazione, poi avremo fino alle 7 per domande dal pubblico e anche possono intervenire quelli collegati. Ho visto che forse sono collegati anche i tuoi coautori, quindi Sì. possiamo già invitarli da ora a partecipare alla discussione dopo la tua presentazione. Prego. Benissimo, allora di nuovo grazie mille per l'invito. Qui anzi diceva un economista, era da un po' che non invitate economisti, invece devo dire che gli economisti solitamente quando escono dalle ristrettezze al loro ambito disciplinare iniziano a imparare o comunque avere stimoli per idee di ricerca rilevanti. Quindi nel mio caso, essendo un economista dell'innovazione, confrontarmi con un contesto del genere è qualcosa di stimolante, quindi grazie, grazie davvero. Sono molto, come dire, curioso della discussione che verrà, anche perché questo lavoro, che come detto è un lavoro congiunto con Andrea Coveri e Claudio Cozza, che se sono collegati saluto, è un lavoro in corsa e in corso e che auspichiamo potrà avere degli sviluppi, e quindi da questo punto di vista qualunque tipo di commento, suggerimento, anche sugli aspetti che per l'appunto vedono una sovrapposizione di analisi economica, aspetti legati alla dinamica economica e invece elementi più strettamente connessi al funzionamento delle tecnologie digitali, è qualcosa che può vedere dal nostro punto di vista una grande utilità nello scambio con chi magari guarda queste cose da una prospettiva diversa. Allora, il titolo è sufficientemente evocativo e nell'introduzione, per la quale ringrazio Maurizio, sono stati già delineati un po' i contorni dell'elemento centrale della mia, presentazione. Faccio un rapido riferimento a quella che è un po' l'agenda, la scaletta della presentazione. Cercherò, anzi sicuramente starò nei tempi, auspicabilmente magari tenterò di terminare anche prima per dare più spazio alla discussione. Darò
qualche cenno, ma forse anche più di qualche cenno, perché penso sia rilevante sul contesto all'interno del quale questo studio si inserisce e su una serie di fatti stilizzati che sono elementi, come dire, empiricamente determinati, da cui penso sia necessario partire per cogliere da un lato la rilevanza, vorrei dire, dell'esercizio che abbiamo fatto e del tema soprattutto che viene trattato, ma poi dei risvolti che questo può avere e delle interconnessioni che bisogna cercare di tenere a mente per cogliere appunto la sua importanza e le implicazioni che questo può avere. Proverò a spiegare molto brevemente che cosa facciamo, quali sono quelli che riteniamo essere i contributi principali di questo lavoro da un punto di vista teorico e da un punto di vista empirico. Proverò un pochino a delineare le fondamenta teoriche di pensiero su cui noi ci siamo basati per cercare di dare un perimetro di comprensione rispetto a che cos'è l'interdipendenza tra piattaforme digitali e apparato militare, e scopriremo come il passato è abbastanza indispensabile per comprendere il presente, come sempre succede rispetto ai fatti economici e sociali. E poi entreremo nel merito, prima con una analisi approfondita dei canali teorici, fenomenologici che legano piattaforme digitali e apparato militare, quindi appunto da un punto di vista teorico, e poi con un'analisi quantitativa e qualitativa di aspetti che elencherò tra breve, con riferimento in particolare al caso statunitense, di come possiamo documentare, visualizzare, quantificare questi aspetti di interdipendenza, cogliendone anche alcuni tratti qualitativi, chiamiamoli così, che ci possono aiutare a coglierne di nuovo l'importanza e le implicazioni. Allora, come dicevo, prima di entrare in media res nella come dire, parte centrale di quello che è il nostro lavoro, il lavoro di ricerca che abbiamo condotto, penso che sia indispensabile fare un rapido passo indietro e porre il tutto in prospettiva. Allora, perché occuparsi di quelle che chiamiamo big tech, delle grandi piattaforme digitali, e perché eventualmente preoccuparsi, se è veramente così, di un'eventuale crasi, di un'eventuale relazione o addirittura di un'interdipendenza con l'apparato militare, con una particolare e peculiare componente dello Stato, diciamo così? Beh, perché dal nostro punto di vista, e un po' in generale direi, possiamo riconoscere le grandi piattaforme digitali come un vettore fondamentale di cambiamento strutturale nel capitalismo contemporaneo. In che termini? Quali sono gli elementi che può essere sensato richiamare per provare a dare sostanza a quello che sto dicendo? Beh, innanzitutto le grandi piattaforme digitali che possiamo nominare, possiamo definire, ma poi, come vedremo anche con i numeri, alla fine si riducono a un certo numero di entità che riconosceremo facilmente, costituiscono una concentrazione di potere economico e tecnologico che non ha particolari precedenti. Questa concentrazione di potere economico e tecnologico, se vogliamo vederla con il dato più immediato da questo punto di vista, possiamo visualizzarla comparando la capitalizzazione di borsa delle prime due grandi piattaforme che troviamo nel Nasdaq, quindi nel listino di borsa americano, Apple e Microsoft o Apple e Amazon, e troveremo un valore che è superiore a quello del PIL di una nazione come il Giappone, quindi non c'è nemmeno da mettersi a fare il confronto con nazioni di media grandezza come l'Italia o come una qualsiasi altra nazione europea. Teniamo presente che questo tipo di rilevanza, dimensione e quindi di concentrazione di potere è rilevabile se noi spostassimo il fuoco sulle grandi piattaforme cinesi, quindi su ciò che in modo assolutamente speculare possiamo individuare in quello che chiamiamo il sistema nazionale dell'innovazione cinese. Torneremo su questo punto. Non è l'unico elemento rilevante e non è l'unico elemento fattuale che supporta l'idea che effettivamente siamo di fronte a una concentrazione di potere senza precedenti, perché se guardiamo, e ci sono molti studi, non ultimo quello di Jacobides ed altri su Research Policy di recente, che ci mostrano come le grandi piattaforme hanno modificato il modo di funzionare di quelli che chiamiamo gli ecosistemi dell'innovazione, cioè le filiere nell'ambito delle quali vi sono molte imprese innovative che operano e cooperano e che spesso
interagiscono fra loro, per esempio chiedendo supporto a una grande impresa per usare le cosiddette piattaforme. In ambito informatico sapete meglio di me di che cosa stiamo parlando. Beh, gli ecosistemi dell'innovazione più rilevanti nel digitale vedono in alcuni soggetti, e poi alla fine parliamo sempre delle poche grandi imprese che sono quelle di cui ci occuperemo oggi, che svolgono un ruolo di pivot, di hub, che consente loro di catturare la gran parte del valore, ma soprattutto di orchestrare interazioni dal punto di vista innovativo, dello scambio di conoscenza, di sviluppo di nuove idee o di innovazioni che possono essere in nuce e che poi vengono, come vedremo anche fra un minuto con i dati, fagocitate nel momento in cui cominciano a materializzarsi come innovazioni particolarmente promettenti. Pensiamo per esempio a le più rilevanti applicazioni di intelligenza artificiale generativa che vediamo oggi, ma la gran parte delle principali innovazioni che hanno modificato il modo di funzionare di internet e che hanno garantito molto potere di mercato alle grandi piattaforme hanno questo tipo di dinamica che le ha precedute. Allora, c'erano due punti che non riesco a vedere qui perché con lo schermo intero, ma insomma due elementi che vedono, credo, che vede chi è collegato e che vi dico rapidamente qui e che di nuovo testimoniano la rilevanza. Siamo tornati. Okay. Ok, io posso vederla così? Ecco, sì, quando vederla così, ho pure a schermo intero. Perché a così non la vedono a schermo intero chi è connesso? No, così la possono vedere a schermo intero. Perfetto, no, così la leggo. Solo che non penso si possa... Ora ci sentite comunque dalla chat, ci volete confermare, ok. Ok, perfetto. D'accordo. Allora, rapidamente, gli ultimi due elementi su cui è importante soffermarsi prima di procedere sono due aspetti che apparentemente sono scollegati da quello di cui parleremo stasera, ma in realtà non lo sono per niente. E il penultimo punto che leggete lì riguarda il fatto, e c'è un libro noto di Shoshana Zuboff del 2019, che sottolinea come le piattaforme possono essere ricondotte a quello che lei chiama capitalismo della sorveglianza. Fondamentalmente si tratta di un modello di business dove il controllo delle informazioni e lo sfruttamento di quelli che in microeconomia definiamo effetti rete, che sono dei particolari effetti che, come dire, acquisiscono il potere di chi controlla informazioni e delle infrastrutture deputate all'assorbimento e manipolazione delle informazioni, ha fatto sì che il modo di concepire l'impresa tradizionalmente utilizzata, identificandola come un'entità che interagisce con un'altra entità autonoma all'interno del mercato, come se i confini fossero stabili tra di loro e quelli del mercato, per l'appunto, in realtà è un modo molto poco efficace per comprendere effettivamente cos'è una piattaforma e che tipo di implicazioni ha, perché la piattaforma, anche in virtù di questo modo di operare, è un'entità che è in grado di controllare, di influenzare lo spazio economico, di condizionare l'attività di tutti gli altri agenti, i consumatori, le altre imprese, vedremo anche gli enti pubblici, in modi che mettono in discussione la normale standard modalità di rappresentazione che noi abbiamo dell'impresa e che in questo caso ci dicono di un potere che è un potere particolarmente pervasivo e che nel caso delle piattaforme consente loro di fare tutta una serie di cose che vedremo. E in ultimo, anche se oggi ci concentreremo in particolare sul rapporto tra apparato militare e piattaforme, non dobbiamo dimenticarci che laddove c'è una forte concentrazione di potere economico e laddove ci preoccupiamo di imprese che assumono delle forme che modificano anche il contesto che è attorno a loro, c'è sempre sottostante una relazione tra capitale e lavoro, c'è sempre una massa di lavoro che in questo caso è particolarmente disarticolata anche da un punto di vista
spaziale e che ha nell'elemento digitale e nella subordinazione attraverso strumenti digitali un punto saliente, quale appunto altro aspetto che è essenziale per comprendere sia le origini del potere e della capacità di consolidarlo da parte delle piattaforme, sia gli effetti che queste possono avere. Molto rapidamente, se questi sono gli elementi di background, mi piace dare una serie di dati, di fatti stilizzati che in qualche modo sostanzino un pochino quello che ho appena provato a dire come contesto. E qui vediamo che guardando a questo grafico che mostra le dimensioni della capitalizzazione di borsa all'agosto 2023, quindi un dato relativamente recente, delle principali piattaforme globali, ci mostra in modo abbastanza plastico sia l'elemento di forte concentrazione di potere economico, di mercato, se vogliamo, anche se queste entità sono assolutamente trasversali tra i settori e tra i mercati, quindi, come dire, il concetto di potere di mercato strettamente inteso è relativamente inadeguato per descrivere il fenomeno di cui stiamo parlando, ma soprattutto ci parla di un fenomeno che è geoeconomico, perché quella che vediamo lì è una polarizzazione che in qualche modo possiamo facilmente ricondurre al conflitto tecnologico, ma anche vero e proprio, che è attualmente, diciamo, in corso tra gli Stati Uniti e la Cina, e d'altra parte la relativa residualità dell'Europa all'interno di un contesto dove l'elemento digitale è centrale e il potere economico associato a questo è altrettanto visibile e rilevante. Quindi qui abbiamo una conferma dell'elemento che menzionavo prima relativamente alle dimensioni economiche di questi soggetti e a quanto una mera comparazione della loro rilevanza economica con le dimensioni, ad esempio, di economie di medio-grande dimensioni ci dà una figura un po' plastica, diciamo, della rilevanza del fenomeno. Possiamo ulteriormente vederla se ci concentriamo su un settore che è un settore pivotale, strategico, quale quello della pubblicità, che è essenziale per la vita, per il funzionamento della totalità dell'economia di fatto. Un settore, quello pubblicitario, che ha nella sua componente digitale oramai una componente sempre più predominante. Questo grafico ci mostra quanto gli investimenti e la mole di ricavi che si muovono nella sfera digitale dell'advertising va crescendo esponenzialmente, come di pari passo quelle che chiamiamo big tech, quindi le grandi piattaforme digitali, abbiano una dominanza di fatto di questo settore, con elementi che ci devono richiamare per l'appunto il condizionamento, l'interdipendenza e il potere esercitato nei confronti di soggetti economici che operano in settori anche molto distanti, ma che hanno necessità, tra gli altri, di servizi come quelli pubblicitari. Parlavo prima della concentrazione di potere tecnologico e di come le grandi piattaforme digitali modificano il modo di funzionare degli ecosistemi innovativi, cioè in un modo... molte delle cose che racconterò stasera hanno a che fare con la natura ambivalente degli elementi di cui parleremo. Qui l'ambivalenza interessante è questa: da un lato le piattaforme, con la loro natura di pivot e con la loro capacità di facilitare l'incontro e il coordinamento tra entità che partecipano a un mercato o a un ecosistema, in questo caso, consentono di mobilitare conoscenza, di favorire interazioni, quindi effettivamente di aumentare le probabilità di nuovi prodotti, nuovi processi, nuove porzioni di conoscenza o trasformazioni delle porzioni di conoscenza esistenti. Allo stesso tempo giocano un ruolo di, come dire, perno e anche soggetto dominante all'interno dei medesimi ecosistemi, banalmente nell'ambito digitale e dell'informatica, perché forniscono strumenti da utilizzare attraverso i quali possono monitorare quello che viene sviluppato e quindi coglierne anche in anticipo l'eventuale valore, e sono dotate dei mezzi finanziari necessari a baragliare la concorrenza e fagocitare quello che è promettente o che potrebbe essere competitivo. Questo grafico, preso dall'ultimo report sull'economia digitale dell'UNCTAD, ci mostra il numero di acquisizioni di startup nel campo dell'intelligenza artificiale da parte delle principali piattaforme digitali, e come vedete è di nuovo una partita che si gioca tra gli Stati Uniti e la Cina.
concentrazione di potere tecnologico, una metrica tipica, ancorché non completamente soddisfacente, ma molto utilizzata in ambito economico e di economia dell'innovazione in particolare, sono i brevetti. E se guardiamo ai brevetti nell'ambito di nuovo dell'intelligenza artificiale, c'è un libro recente scritto da due colleghi, Cecilia Ricap e Benaghe Lundvall, che hanno fatto un lavoro molto approfondito su il sistema dei brevetti e, come vedremo, anche delle collaborazioni tra università e grandi imprese digitali nell'ambito dell'AI, e mostrano come circa il 90% dei brevetti nell'ambito dell'intelligenza artificiale registrati negli ultimi 10 anni sono riconducibili alle grandi piattaforme, alle grandi imprese di cui stiamo parlando. E di nuovo notiamo un elemento geoeconomico, se così lo vogliamo chiamare, perché le bandiere che vediamo lì sono tendenzialmente, a parte l'eccezione di Samsung, cinesi e statunitensi. Samsung è interessante perché forse alla fine o nell'ora successiva potremo anche discutere di politica economica, se volete, quindi di quanto l'elemento della politica industriale e del ruolo dello Stato sia una questione decisiva rispetto a quello di cui stiamo parlando. E la Corea, come dire, è un caso interessante, se vogliamo, da questo punto di vista. Questo ultimo pezzo di fatto stilizzato che ho pensato fosse opportuno condividere prima di entrare nel merito delle questioni più urgenti questa sera, è quello che ho chiamato la privatizzazione della conoscenza. Di nuovo una tabella presa dal lavoro dei colleghi che ho menzionato prima. Oltre ad aver lavorato sui brevetti, hanno lavorato sulle pubblicazioni scientifiche, sulle collaborazioni tra università e grandi imprese, e quello che di nuovo è molto interessante, che somiglia un po' al funzionamento dell'ecosistema digitale che ho menzionato prima, è questa fortissima relazione, sempre più forte, tra le più grandi università, che sono rilevanti soprattutto nell'ambito del digitale, sia statunitensi sia cinesi, e le big tech, che finanziano molti programmi di ricerca da questo punto di vista, ma che poi, quando si va a brevettare, come dire, il frutto dell'attività di ricerca condotta, tendono ovviamente a privatizzare l'esito della conoscenza che è stata sviluppata e accumulata. E quindi c'è un processo di dipendenza del soggetto pubblico nello sviluppo della conoscenza che diventa funzionale anche a strategie di crescita e di consolidamento da parte di questi soggetti, e anche una dinamica che, come dire, è abbastanza sistematica di, per l'appunto, privatizzazione della conoscenza stessa. E poi una figura per ricordarci come tutte le volte che utilizziamo un'app, un software, un browser, o interagiamo consapevolmente, nostro malgrado o inconsapevolmente, con uno dei soggetti economici di cui stiamo parlando stasera, c'è Antonio Casilli che ha lavorato molto su questo in modo, secondo me, molto interessante, perché fa accendere le lampadine su quanto il click su una ricerca, una query su un browser non ci viene in mente, quanto possa essere collegata a masse di lavoratori come dire, disarticolati in molti luoghi diversi del mondo, ma spesso come dire, caratterizzati, resi simili dal fatto che lo strumento digitale è uno degli elementi che sostanzia il rapporto con la piattaforma e l'elemento di subordinazione che sta dietro quella relazione tra capitale e lavoro. In ogni caso è rilevante ricordarsi che senza milioni di lavoratori che sono coinvolti all'interno delle filiere controllate e direttamente riconducibili alle grandi piattaforme, la loro attività non esisterebbe, e l'estrazione di valore su questo si basa, ovviamente. Cosa facciamo qui? Come dire, a partire da tutto quello che vi ho mostrato? Beh, noi, dopo aver lavorato per un po' di anni e dopo aver riflettuto in modo approfondito prima sull'impatto che le grandi piattaforme digitali e le piattaforme digitali in generale hanno sul lavoro, e poi nel tentativo di costruire un apparato teorico che, come vedrete, si fonda molto sul passato per comprendere le origini, le cause del potere delle grandi piattaforme, quindi comprenderne, a nostro modo di vedere, in modo approfondito il loro funzionamento, abbiamo identificato un aspetto che non avevamo approfondito sufficientemente noi e che ci sembra ancora relativamente poco approfondito, che riguarda il loro rapporto con lo Stato, il loro rapporto con l'apparato militare in particolare.
non è l'unico elemento che guida, che caratterizza il potere delle grandi piattaforme, ma è un elemento saliente, e in una certa misura è anche la sua salienza e la sua intensità, l'intensità di questa relazione interdipendenza, è anche il risultato di altre caratteristiche della piattaforma, quali per esempio gli effetti rete e il loro modo specifico di funzionare che ho menzionato in precedenza. Abbiamo quindi deciso di concentrarci su questo, abbiamo identificato quello che abbiamo chiamato rapporto di interdipendenza o di mutua dipendenza tra Stato, tra apparati militari in particolare e grandi piattaforme, e abbiamo strutturato il nostro lavoro lungo due direttrici. Prima, proseguire lungo il solco di un lavoro già pubblicato sul Cambridge Journal of Economics nel 2022, dove abbiamo utilizzato i presupposti teorici della tradizione del capitale monopolistico, che è una tradizione di pensiero economico dimenticata colpevolmente da un certo punto di vista, ma molto utile per comprendere il rapporto tra grandi imprese e macroeconomia e sistema più in generale, e quindi abbiamo ulteriormente riscoperto questa tradizione per comprendere come questa interdipendenza tra piattaforme, Stato e apparato militare in particolare si sostanzia. E come vedremo, identifichiamo tre canali che teoricamente proviamo a descrivere, per l'appunto approfondendoli uno per uno. E poi, siccome siamo economisti e quindi abbiamo questa tara di dover cercare in tutti i modi di trovare dei dati e delle evidenze che in qualche modo supportino e sostanziano quello che diciamo, facciamo un'analisi che è un'analisi quali quantitativa, perché si basa sui dati che siamo riusciti a trovare per analizzare quantitativamente la natura, l'entità e l'evoluzione del rapporto tra grandi piattaforme e apparato militare, e qualitativa perché poi siamo andati a cogliere alcuni elementi, anche alcuni contratti specifici che legano le piattaforme e l'apparato militare, per mostrare come alcune dei canali e degli elementi relazionali che noi identifichiamo nella parte teorica, chiamiamola così, effettivamente trovano riscontro nelle evidenze che vi mostrerò. Ci concentriamo sul caso americano, anche perché, come abbiamo visto, parlare di quello di cui stiamo parlando e studiare quello che noi stiamo studiando vuol dire inevitabilmente concentrarsi su quello che è lo scontro geopolitico, la come dire, polarizzazione in atto dell'economia, della dinamica innovativa, del digitale, che è quindi lo scontro fra Stati Uniti e Cina. Cioè, questo ovviamente non esaurisce il panorama complessivo, ma le grandi piattaforme che hanno rilevanza sistemica, come quelle di cui noi ci siamo occupati e ci stiamo occupando stasera, sono di fatto solo piattaforme cinesi e statunitensi, e in questo caso abbiamo avuto la possibilità di accedere a dati americani che ci hanno consentito in qualche modo di provare a documentare quello che vi provo a far vedere stasera. Dove siamo? Beh, questo è un articolo di The Intercept di qualche settimana fa, forse un paio di settimane fa, e come vedete effettivamente il nostro cruccio, quello che ci sembrava qualcosa di meritevole investigazione, diciamo così, effettivamente, aprendo il giornale, viene fuori come qualcosa che si manifesta nella realtà. E quindi OpenAI, con il suo amministratore delegato, non da solo, che si straccia le vesti perché è così preoccupato di quanto ciò che gli garantisce il potere di mercato di cui gode sia anche una minaccia per l'umanità allo stesso tempo, dopodiché però come vediamo emergono contraddizioni che sono segreti di Pulcinella da un certo punto di vista, perché come vedremo Microsoft è il principale fornitore in ambito digitale del Ministero della Difesa americano, direttamente attiva sui terreni di guerra, quindi diciamo che OpenAI sia ben incline a coltivare questo tipo di relazione, che è ovviamente strumentale alla strategia dell'impresa, non è qualcosa che ci stupisce, però è interessante perché testimonia una contraddizione. Dobbiamo ricordare, e questo magari sarà anche un oggetto di discussione dopo, se crederete, che ci sono stati dei conflitti tra ingegneri, fisici, matematici, lavoratori di elevatissima competenza delle grandi imprese come Google, per esempio, che a un certo punto hanno minacciato di smettere di lavorare se non venivano interrotti i rapporti con il Pentagono, la partecipazione ad alcuni progetti che erano direttamente finalizzati ad attività
belliche. Quindi comunque questo è un elemento non irrilevante, perché, come vedremo, le competenze analizzate con una prospettiva che è quella dell'economista dell'innovazione sono uno dei dati centrali di questa interdipendenza. Come detto, per costruire la prima parte del nostro lavoro, cioè il framework teorico, passatemi questo termine, come già avevamo fatto nel lavoro precedente, ma arricchendo un pochino il patrimonio da cui siamo partiti, riconosciamo, come oramai il 90% degli economisti non fanno, che per cercare di capire qualcosa sul presente bisogna riconoscere che spesso chi rifletteva 100, 200, 250 anni fa tendeva ad avere una visione della realtà abbastanza limpida e a volte ben utile per comprendere il presente. Da questo punto di vista è interessante notare come le cosiddette teorie dell'imperialismo, primo autore è John Hobson all'inizio del Novecento, identificano nell'integrazione, nella convergenza, nel rapporto tra quelli che cominciano ad emergere come i cartelli, i grandi monopoli, le grandi imprese transnazionali di settori strategici dell'industria in quella fase, e gli stati che operavano a supporto, in alleanza, in convergenza con le strategie espansive, anche e soprattutto a livello internazionale, di queste imprese, diventa qualcosa che viene posto al centro dell'analisi dell'evoluzione del sistema economico capitalistico, anche con in testa i conflitti e le contraddizioni a cui quell'evoluzione stava dando luogo, diventa elemento centrale. E quindi questa convergenza finalizzata a che cosa, e in che modo anche lì il militare, l'elemento della violenza statuale, in qualche modo viene connessa all'attività espansiva dei grandi oligopoli dell'epoca? Beh, perché l'attività dello Stato e degli apparati militari è essenziale per aprire nuovi mercati, per garantirsi l'approvvigionamento di materie prime critiche. Pensate oggi il dibattito sulle terre rare, sulle materie prime critiche, il tentativo di evitare che la Cina ceda ai semiconduttori di ultima generazione, allo stesso tempo la Cina che tenta di come dire, utilizzare in modo strategico il controllo di materie prime essenziali sia per il digitale ma anche per altre filiere critiche. Quindi appunto evitare che competitori ma anche alleati accedano a la parte più vicina alla frontiera della tecnologia o dei materiali necessari per gestirle. Dal punto di vista delle grandi imprese, pensiamo appunto a l'intervento dello Stato americano, ma non soltanto, comunque degli stati in supporto delle principali imprese che si muovono a livello internazionale quando ci sono degli ostacoli rispetto a operazioni che sono essenziali per la loro espansione. Quali sono, nel caso delle grandi imprese digitali? Soprattutto quelle che limitano l'accesso ai dati, anche se non soltanto. È interessante che quando è iniziata la guerra in Ucraina, uno dei primi atti che Biden e Ursula von der Leyen hanno firmato nel momento in cui si è cominciata a configurare una coalizione che si opponeva all'azione russa è stato quella di limitare, di eliminare i limiti al trasferimento dei dati europei verso gli Stati Uniti. E quindi da questo punto di vista, sul piano teorico, la cosa interessante è notare come quello che emerge, e quindi questo conferma una prospettiva che era quella degli autori che possiamo ricondurre in questo caso alla scuola dell'imperialismo, è un'alleanza che ha in qualche modo una duplice finalità, quella di perseguire obiettivi che possiamo definire quelli della egemonia sul piano dell'azione statuale e quello dell'espansione, del controllo, del consolidamento del potere nei mercati, nei settori, da parte delle imprese pivotali. Che cosa aggiunge la teoria del capitale monopolistico? Beh, la teoria del capitale monopolistico, il cui riferimento principale è il libro di Parane Swisi del 66, che si rifà direttamente ai contributi di Hobson, di Lenin e quindi all'imperialismo, è quello di esaltare il ruolo, la funzione e l'importanza della grande impresa. Perché? Perché la grande impresa è il luogo dove una porzione fondamentale di innovazione, competenze e soprattutto innovazioni incrementali vengono a essere generati. È il luogo e l'entità che ha anche la flessibilità di muoversi, di agire, di entrare in mercati anche molto lontani, e attraverso questo
come dire, si caratterizza per un dinamismo che è funzionale anche a mantenere potere ed egemonia da un punto di vista tecnologico. Quindi diventa un soggetto che è centrale per strategie di carattere, come dire, espansivo a livello internazionale in chiave economica, ma con dei risvolti che possono facilmente divenire di carattere strategico egemonico, e con una funzione anche essenziale sul piano della produzione di conoscenza e innovazione. Allo stesso modo, però, le contraddizioni, le instabilità e quel che avviene nell'economia che gradualmente si globalizza, e questa è l'epoca a cui cominciano ad assistere questi autori, sono elementi di contraddizione e di instabilità tali per cui il rapporto tra Stato e grandi imprese è un rapporto che spesso vede le grandi imprese dipendere dallo Stato, dalla domanda che questo fornisce, che quindi consente di alimentare la crescita quando l'economia va male, gli investimenti pubblici in ambiti tecnologici rilevanti che stimolano e che favoriscono attività di ricerca e sviluppo e innovazione, di nuovo azione pubblica che può correre in soccorso quando vi sono limiti di vario genere al processo di espansione e di accumulazione. Allo stesso tempo vi possono essere conflitti nelle strategie e negli interessi di queste entità, come spesso avviene e come poi anche vediamo, per esempio, quando ci sono i conflitti tra Elon Musk e pezzi dell'establishment americano. Allora, questa è una tabella che in qualche modo sintetizza quelle che sono, a nostro giudizio, le discontinuità principali che le piattaforme digitali introducono rispetto alle grandi multinazionali del XX secolo, oggetto di studio e di analisi da parte degli studiosi della scuola del capitale monopolistico. Molto rapidamente, cosa c'è di interessante, su che cosa può essere utile concentrare l'attenzione prima di procedere oltre con questa analisi? Beh, innanzitutto che quando le grandi piattaforme digitali emergono, siamo in un contesto in cui il potere dello Stato strettamente inteso è stato ridimensionato in molti ambiti dell'economia, il grado di internazionalizzazione, di frammentazione dell'economia e di crescita dei servizi come settore dominante è uno stadio particolarmente avanzato, la crescita e diciamo il consolidamento del potere delle grandi imprese è sempre più legato a delle economie che operano dal lato della domanda e a effetti di rete che vedono i consumatori sempre più vincolati a determinati soggetti economici, come succede con le piattaforme, quindi effetti che vedono un feedback tra i vari lati dei mercati controllati da queste imprese che contribuiscono a consolidare il loro potere. E un altro elemento molto interessante che riguarda il fatto che rispetto alle multinazionali del passato, la quantità di investimenti e in particolare di investimenti di tipo fisico che queste imprese devono fare per avere un controllo e una capacità di estrarre valore molto importante anche dall'altra parte del mondo è infinitamente più piccola rispetto a quelle delle multinazionali che continuano a operare e che vendono automobili o qualunque altro bene che possiamo immaginare e che tende a richiedere quote di capitale, anche, come dire, apparati, diciamo così, infrastrutturali e produttivi molto più ingombranti. La capacità di Google, di Amazon, di Apple, di Microsoft di esercitare potere e controllo, estrarre valore, se lo rapportiamo a quanti investimenti ha dovuto compiere l'impresa, è significativamente più bassa. Gli altri due elementi che è importante tenere a mente riguardano, forse gli altri tre, riguardano quello che abbiamo già menzionato, il controllo dei dati e delle infrastrutture connesse quale elemento centrale del modello di business delle piattaforme, il fatto che il controllo di queste tecnologie, delle informazioni ad esse connesse, è qualcosa che in modo abbastanza automatico rende ancora più rarefatti i confini tra Stato e impresa, e in particolare tra apparato militare e impresa, come vedremo fra un minuto, e il fatto che le stesse tecnologie che garantiscono alle piattaforme un potere, un controllo, un consolidamento del loro peso nei mercati
sempre maggiore, spesso hanno natura duale, cioè sono quelle tecnologie, quelle innovazioni che poi servono per utilizzare le armi autonome, per perpetrare cyberattacchi, per combinare informazioni e quindi anticipare le azioni di nemici, eccetera, eccetera. Abbiamo identificato, come vi ho detto prima, tre canali principali che noi consideriamo essere gli elementi che definiscono l'interdipendenza, la mutua dipendenza tra grandi piattaforme e complesso militare. Con una premessa, noi consideriamo che questa interdipendenza, oltre a essere un fenomeno rilevante in sé con delle implicazioni peculiari, sia uno dei driver fondamentali non solo del potere delle grandi piattaforme, ma del fatto che il consolidamento di questo potere non è stato in modo rilevante posto in questione da 20-25 anni a questa parte, nonostante, se ci si pensi, lo si sia letto sui giornali quasi tutti i giorni e moltissimi politici, anche ai massimi livelli, se pensiamo agli Stati Uniti, hanno denunciato questo come uno dei problemi principali del sistema economico e politico globale, ma statunitense in particolare. E quindi il primo elemento che noi definiamo link originario ha a che fare con un fatto abbastanza autoevidente, cioè senza 40 anni di investimenti militari e di progetti di ricerca e sviluppo volti a, come dire, sviluppare tecnologie assolutamente impensabili nel momento in cui quei progetti sono stati lanciati, quindi attività caratterizzate da incertezza radicale e che il capitale privato non avrebbe mai potuto affrontare, beh, senza quelle azioni le big tech oggi non esisterebbero. Quindi le tecnologie radicali, le innovazioni radicali e le conoscenze sulla base delle quali l'economia di internet e tutte le innovazioni su cui le piattaforme si basano sono frutto di investimenti e attività dell'apparato militare, e poi vi è un fenomeno di trasferimento tecnologico a vantaggio dei soggetti che in una data fase, tra gli anni 80 e 90, in un dato contesto, quindi nel sistema locale dell'innovazione della Silicon Valley e poche altre aree, erano caratterizzate dalla, come dire, caratteristiche adatte a cogliere quel vantaggio. E da questo punto di vista però identifichiamo un elemento in più rispetto a questo, che è qualcosa su cui Mariana Mazzucato, Greenstein e vari altri studiosi hanno scritto molto, ed è quello che chiamiamo una relazione che funziona un po' come un pendolo. Che cos'è questo pendolo? Beh, il pendolo ci dice che se c'è un'origine, un link originario, cioè se le big tech che oggi operano come un'infrastruttura, come uno Stato, come qualcosa la cui natura a volte abbiamo difficoltà a effettivamente distinguere, sono il risultato di un atto originario, per l'appunto anche in termini proprio quantitativi, materiali, dello Stato, ma del militare in particolare, ricordiamo la DARPA. Dopodiché però queste entità diventano un vettore legato con un cordone ombelicale, in fondo, con quello stesso apparato che le ha generate, un vettore che ha le caratteristiche necessarie per generare innovazioni incrementali, per svolgere il ruolo di hub all'interno degli ecosistemi innovativi, come dicevamo, per orchestrare lo sviluppo della conoscenza e, come dire, veicolarla in direzioni strategicamente opportune da questo punto di vista, ma questo cordone ombelicale ha anche delle caratteristiche che lo rendono sempre vivo e che quindi rendono possibile all'apparato militare, alle sue entità, quando necessario, di rendere la crasi nuovamente stretta e ben vincolata, come nel caso degli aspetti salienti per il militare e per la sicurezza che l'intelligenza artificiale o molte altre tecnologie connesse manifestano in modo molto evidente. Quali sono gli strumenti? Sono i progetti di ricerca e sviluppo congiunti, i protocolli congiunti, i brevetti militari che hanno un loro funzionamento peculiare e che condizionano l'attività dell'impresa e che quindi la sottopongono, diciamo, a una forma di controllo, vigilanza o di concertazione imposta da questo punto di vista. E poi, come vedremo, queste backdoors, che sono molto legate a il transitare di soggetti delle grandi piattaforme nelle agenzie militari di sicurezza e viceversa, che sono un po' una manifestazione plastica di questo che noi chiamiamo pendolo.
Il secondo canale è quello che riguarda il controllo di conoscenze, tecnologie e infrastrutture critiche. Cloud, cavi sottomarini, brevetti in ambiti chiave come quello dell'intelligenza artificiale, ma non è l'unico. Il ruolo di hub, come detto, all'interno degli ecosistemi innovativi, ma questo è un fatto centrale. Pensiamo che oggi Amazon è formalmente delegata dal Ministero della Difesa in diversi progetti per svolgere il ruolo di orchestratore delle attività delle start-up che operano nell'ambito del cloud legato alla difesa, perché effettivamente c'è un ruolo legato a elementi formali e taciti che rende queste imprese essenziali da questo punto di vista. E ci sono poi elementi oggettivi, cioè il controllo del cloud, il controllo di alcune tecnologie, ma anche la disponibilità di conoscenze tacite, idiosincratiche, cioè non trasferibili, non replicabili o trasferibili e replicabili con costi e con tempi che non sono sopportabili per chi ha bisogno di sviluppare rapidamente una soluzione per sventare un cyberattacco, per vincere la guerra nel tal paese, rende le competenze, le tecnologie o la combinazione delle due nelle disponibilità di questi soggetti un elemento irrinunciabile, e quindi la partnership altrettanto irrinunciabile. Da questo punto di vista, le teorie che studiano come appunto le competenze, soprattutto le competenze legate alle tecnologie più avanzate, siano degli oggetti il cui sviluppo è fortemente locale, fortemente legato al contesto, all'organizzazione dove vengono sviluppate, i processi di trial and error che queste organizzazioni sviluppano, ci mostrano come abbiamo degli elementi tangibili per comprendere quali sono le leve che in una certa misura possono essere mosse, utilizzate per, come dire, far valere il peso all'interno della relazione. E poi c'è un altro elemento che può apparire banale, ma probabilmente non lo è, che riguarda il fatto che se guardiamo alle competenze più elevate, cioè a quelli che sono considerati le menti più brillanti negli ambiti scientifici più importanti per le tecnologie che sono alla base del settore digitale, beh, notiamo come Amazon, Google, Facebook e le principali, quelle che per l'appunto chiamiamo Big Tech, hanno una capacità di attrazione che è banalmente legata anche alla leva economica che questi soggetti possono offrire, che le rendono appunto abbastanza incomparabili rispetto a posti di lavoro analoghi che potrebbero essere offerti da soggetti pubblici o da soggetti privati. Ovviamente possono esistere delle eccezioni, ma esistono lavori empirici che mostrano anche in termini quantitativi quello che sto dicendo. E il terzo punto, che si lega in una certa misura a quello precedente, ma che ha una natura che è strettamente connessa a una delle due componenti duali delle tecnologie digitali, e segnatamente la componente che ha più a che fare con l'attività di sicurezza e l'attività legata al militare, alle attività belliche vere e proprie, e che riguarda il fatto che le piattaforme, per il ruolo che svolgono, per le infrastrutture che controllano e per un'attività che si basa sull'archiviazione e la manipolazione continua di grandi masse di dati, sono soggetti che, come diciamo lì, svolgono il ruolo di occhi e orecchie dello Stato e dei suoi apparati. A livello domestico, diciamo così, ci sono oramai molti studi in ambito, per esempio, giuridico, che mostrano come in molti casi tribunali americani, autorità pubbliche hanno dovuto chiedere a Apple, Facebook l'accesso a informazioni di cui avevano bisogno per delle cause in corso, e c'è stata anche una certa discrezionalità nella risposta da parte delle piattaforme. E poi ci sono anche pezzi di letteratura su tutto ciò che non è documentato e che riguarda quindi l'attività di intelligence o di accesso anche al di fuori della legge alle informazioni, anche a livello extraterritoriale, che testimonia ulteriormente questo, e ci mostra come all'estero il ruolo di questi soggetti economici, delle grandi piattaforme digitali, può arrivare a dare luogo a quello che alcuni studiosi come Quet, con riferimento al caso del Sudafrica ad esempio, hanno identificato come una forma di neocolonialismo digitale, laddove le grandi imprese digitali
candidandosi a svolgere un ruolo per l'appunto infrastrutturale di gestione abbastanza totalizzante delle informazioni e dell'infrastruttura digitale più in generale, diventano poi il veicolo attraverso cui imporre sia elementi di carattere economico all'interno del sistema economico di quel dato paese, ma anche elementi che possono avere a che fare con le relazioni geopolitiche. E quindi arriviamo alla parte finale, e dovrei essere nei tempi, ma mi sono preso tutto il tempo a disposizione, e quindi al tentativo di dare un po' di sostanza empirica a quello che vi ho raccontato fino adesso. Partiamo con il riconoscere con il rammentare, diciamo, qualcosa che è relativamente noto, e cioè il fatto che gli investimenti in ricerca e sviluppo legata al militare, in questo caso si tratta di ricerca e sviluppo del governo per finalità legate alla difesa, negli Stati Uniti hanno un peso, si tratta di spese di investimenti che hanno un peso significativamente superiore rispetto a tutti gli altri paesi, e questo, come dire, è qualcosa di significativo per quello che vedremo a breve. Questa parte dell'analisi riguarda invece i contratti di procurement, cioè gli appalti pubblici delle agenzie federali americane a favore delle principali piattaforme digitali. I dati provengono da un database che si chiama usaspending.gov, purtroppo non credo esista un database analogo sul caso cinese, però questi dati sono interessanti, anche se parziali, come vedremo, e, come dire, tendono a sottostimare il fenomeno di cui stiamo parlando. Tuttavia ci mostrano come c'è una crescita molto significativa dei contratti a favore delle grandi piattaforme digitali, e questi contratti sono in buona misura riconducibili al Ministero della Difesa. Ora, se però guardiamo all'entità in termini di valore di questi contratti e pensiamo alla mole di ricavi, di utili delle grandi piattaforme, potrebbero sembrarci noccioline, e in una certa misura lo sono, ma come vi dicevo, in realtà stiamo parlando di un dato relativamente sottostimato, ma stiamo anche parlando di una di quelle che sono, a nostro giudizio, di una delle discontinuità rispetto al funzionamento del complesso militare industriale statunitense, che è stato ampiamente studiato e che siamo stati abituati a conoscere. In che senso? Allora, il primo dato è che ci sono molti dei contratti e dei rapporti, soprattutto quelli legati all'uso e al controllo e alla gestione di infrastrutture critiche, che non sono all'interno di quel database, che hanno delle dimensioni, se guardate ai valori nella terza colonna, ben superiori a quelli che abbiamo visto nel grafico precedente. Ma se guardiamo alla quarta colonna, e cioè la natura dei servizi che le grandi piattaforme svolgono per l'apparato militare americano e anche l'apparato di sicurezza, i servizi, si tratta di attività che si caratterizzano per l'uso e lo sviluppo di tecnologie critiche, come per l'appunto il cloud, ma soprattutto per l'accesso a dati e per lo sviluppo di servizi connessi ai dati, che vanno ad accrescere quegli elementi di capability idiosincratica, di competenze esclusive e anche di sviluppo di elementi taciti, riconducibili a informazione di natura particolarmente sensibile, che, come dire, ci dicono qualcosa rispetto alla rilevanza del canale che abbiamo visto prima, e anche alla possibilità che questo si rafforzi ulteriormente. Non ho tempo per entrare nel dettaglio dei diversi contratti, ma ci sono molte cose rilevanti, anche attività che combinano il digitale e, per esempio, gli armamenti come i carri armati o le dotazioni dei fanti, dei fanti sui terreni di guerra veri e propri. Sempre tornando ai progetti specifici, Amazon Web Services è uno dei soggetti, quindi la divisione cloud di Amazon, di quelli che abbiamo riscontrato come più interessanti dal punto di vista dello sviluppo e del controllo di progetti che vanno nella direzione di quelli che noi identifichiamo essere i canali principali della mutua dipendenza, perché hanno un ruolo molto molto rilevante nella gestione del cloud, sia sul territorio statunitense, ma anche nei terreni di conflitto, o comunque anche in luoghi molto distanti dagli Stati Uniti, per la gestione dei dati e delle infrastrutture digitali.
AWS Europe Defense Accelerator, che cos'è? E questo mi interessa concentrare un istante l'attenzione, è una attività svolta da Amazon Web Services che è esplicitamente finalizzata ed è pubblicizzata sul sito, quindi non è assolutamente segreta, è finalizzata a svolgere il ruolo di hub, di promotore, di coordinatore delle startup che promuovono e producono innovazioni per il cloud finalizzato ad attività di difesa. L'altro elemento che documentiamo nel nostro articolo sono le cosiddette revolving doors. Da un lato, per lo Stato è indispensabile avere quelle capabilities, quelle competenze o una cinghia di trasmissione verso quelle competenze e quindi, per esempio, il National Security Commission on AI aveva dentro con un ruolo centrale Eric Schmidt, l'ex amministratore delegato di Alphabet insieme a Kissinger e a un ex ministro della difesa americano, o l'ex vicepresidente di Apple come direttore della Defense Innovation Unit. Allo stesso tempo i contratti di procurement, la ricerca e sviluppo di fonte militare e l'alleanza stretta con lo Stato e con la sua componente più esistenziale è qualcosa di fondamentale per imprese che, quando vengono minacciate dalla senatrice Warren di essere spezzate a metà, come è successo in alcuni degli atti più eclatanti dell'antitrust americano che voi ben conoscete, beh, come dire, avere generali o ex ministri della difesa o rapporti organici di questo tipo con soggetti che sono utili magari sia per prendere commesse rilevanti come abbiamo visto, ma anche per tutelare rispetto a problemi che potrebbero crearsi nella traiettoria espansiva dell'impresa, sono elementi non irrilevanti a nostro giudizio. E per concludere, l'ultimo aspetto è che di nuovo secondo noi è una discontinuità non banale, perché combina la centralità economica da cui siamo partiti, la centralità tecnologica che riguarda innovazioni che oggi tengono incollati i consumatori ad alcune imprese, ad alcuni mercati, e che quindi svolgono un ruolo essenziale nel determinare la vita e la morte di tante imprese, la crescita o la non crescita di tanti mercati, sono allo stesso tempo le tecnologie attraverso cui questi soggetti poi svolgono un ruolo diretto, attivo, sui territori di guerra. Quindi facendo delle cose che sono più simili a quelli che i procurer di ambito strettamente militare, che però di fatto erano più dei fornitori, diciamo, se pensiamo ai procurer tradizionali del militare, a cui possiamo immaginare quelli che fanno i cannoni, i missili, gli aerei, i carri armati, qui parliamo di qualcuno come Amazon, che il giorno in cui l'esercito russo è entrato in Ucraina, ma questo è scritto sul sito ufficiale di AWS, perché è qualcosa che loro rivendicano, il personale era già sul territorio per trasferire tutti i dati della pubblica amministrazione ucraina sul sistema cloud di Amazon Web Service, la cui parte fisica è in parte oggi in Polonia e per il resto gestita dagli Stati Uniti. E se uno apre il sito di AWS c'è scritto Safeguarding Ukraine's Data to Preserve its Present and Build its Future. Quindi a noi quello che interessa, come dire, è come tutto questo viene esplicitato, diciamo così, perché ha un'evidente, come dire, componente strategica e di manifestazione verso l'esterno, e che se lo combiniamo però a tutto il resto è qualcosa che crediamo meriti attenzione, perché ci aiuta a spiegarci perché magari da un punto di vista della regolamentazione, del dibattito pubblico, del capire di che stiamo parlando, a volte ci sono difficoltà a mettere insieme i pezzi o magari anche ad agire. E quindi io, questa è l'ultima slide che ho portato con me, mi scuso se ho preso tutto il tempo a disposizione. Quello che appunto mi sento di dire per concludere è che spero, come dire, che l'esercizio nel suo complesso non sia sembrato troppo ampio, è stato complicato per noi, per questo ha avuto una gestazione anche lunga questo lavoro, perché tenere insieme, come dire, pezzi di teoria antichi ma preziosi allo stesso tempo e renderli come dire, fungibili per provare a avere conto, a costruire un apparato teorico utile un po' a capire cosa c'è dietro questo tipo di concentrazione di potere,
e il funzionamento delle piattaforme. Non è stato facile, ma ci sembra che in qualche modo qualcosa di interessante e di utile sia venuto fuori. Trovare dei dati come quelli, che ovviamente sono ancora assolutamente insoddisfacenti, nonostante questo non è stato facile, questo credo ci dica, almeno a noi, che ricerca da vari punti di vista è assolutamente di tipo interdisciplinare, cosa che si fa molto poco, soprattutto, ahimè, dico, in economia. Io qualcosa del genere difficilmente lo posso raccontare a molti dei miei colleghi economisti che non sono particolarmente interessati a questo tipo di cose, anche se poi influenzano il funzionamento dell'economia che loro dovrebbero studiare, ma non gli interessa, quindi questa è purtroppo la realtà. Però quello che penso è che se ci sono degli elementi preliminari che possono consentire di togliere qualcosa in più, avere dei dati che effettivamente danno un riscontro maggiore, capire come poi il sistema statuale si relaziona con le piattaforme, quali sono i canali, quali sono anche i punti di criticità che magari potrebbero consentire di inserirsi per attenuare alcune di queste dinamiche, qualora si tema, come è legittimo credo, che possano avere implicazioni preoccupanti sul piano sociale, economico, anche di funzionamento delle democrazie e anche e soprattutto di rischi di acuire e non scongiurare conflitti futuri che potrebbero venire, visto che Cina e Stati Uniti sono e sulle tecnologie digitali, tra le altre cose, che hanno il punto di collisione maggiore. Allora non sembra che questi soggetti, nonostante per l'appunto dicano che si preoccupano, come dice Musk scrivendo lettere, del fatto che l'intelligenza artificiale minaccia il futuro dell'umanità, dopodiché, come dire, lui collabora per far arrivare i missili a destinazione, poi magari cambia l'esercito da supportare a seconda di che cosa conviene tra la settimana, ma anche questo la dice lunga. E poi ho parlato fin troppo e vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie Dario. Vogliamo far vedere anche le persone collegate, così. Ce n'è molte. Sì, infatti ho visto. Ah, perfetto. Benissimo, grazie della tua presentazione. Direi che immagino che ci saranno molte domande, perché hai posto veramente molti temi di enorme interesse per noi sul tavolo. Sì. Quindi io, diciamo, tra tutte le cose che ho coperto avrei scelto un paio di spunti eventualmente per cominciare la discussione. Una, tu ti riferivi alla dottrina, diciamo, tradizionale, classica dell'imperialismo, quegli studi che risalgono a Lenin, diciamo il marxismo classico, però hai mostrato come la relazione tra grande impresa e Stato si è modificata in modo radicale, no? Nell'era neoliberale e da ultimo nell'era del capitalismo della sorveglianza, tanto che diventa sempre più difficile distinguere tra quali sono i fini della grande impresa e i fini dello Stato. E non solo questo, ma anche sembra sempre più difficile distinguere quali sono le applicazioni, le tecnologie militari e le tecnologie non militari, perché mi pare che ci sia un continuum che tu hai mostrato tra appunto l'uso dell'intelligenza artificiale, di altre tecnologie per le armi autonome, per tutto quello che viene ricondotto più classicamente all'apparato militare e per esempio attività che hanno più a che fare con la vita civile, come la moderazione dei contenuti, quella che adesso viene chiamata la lotta alla disinformazione, che è ormai chiaramente parte integrante dello stesso sistema. L'altra cosa che mi ha colpito nella tua presentazione, credo che abbia colpito molti, è questa praticamente totale assenza dell'Europa. Tu hai detto Europa credo due volte nella tua presentazione, quindi il fatto che la apparentemente assenza di una voce, di un ruolo dell'Europa in questa nuova fase del capitalismo.
E mi chiedo se questo, ma penso che la risposta sia evidente, significhi un destino di dipendenza dalla tecnologia, nel nostro caso americana o cinese. Poi dovremmo scegliere se stare con l'America o con la Cina. Farci sorvegliare. Esatto. E se non esistono, però, io diciamo ti anche vorrei provocarti nel senso di una qualche risposta diversa, magari da quella più comunemente attesa, se non esiste invece una possibilità di affrancarsi dal dominio delle grandi potenze per quanto riguarda appunto le questioni di sicurezza e di difesa, eccetera. Così dicevo questo prima di tutto per introdurre poi il dibattito. Non so se vuoi dire due cose su questo. Sì, magari volevo evitare di monopolizzare, quindi potevamo, se volete, anche raccogliere in te, e certo. Poi se Claudio e Andrea, o se loro vogliono, se no, dire, posso senza altro. Quindi chi si prenota? Ludovica, poi Antonio. Sì, io mi riesco un pochissimo punto. Anch'io sono stata molto colpita da quella slide in cui veniva rappresentata che effettivamente le volte vengono fuori. L'Unione Europea è completamente irrilevante. Quindi capisco che l'Unione Europea si proponga un po' come legislatore in questa dinamica. Però mi chiedo, si è fatto un gran parlare di sovranità tecnologica, sovranità digitale. Da un punto di vista economico, ha qualche impatto, ha qualche, come dire, conseguenza? Perché appunto, esatto, come diceva Maurizio, l'Unione Europea non compare, comunque è irrilevante, si trova compressa tra queste, insomma, in questa dinamica. E poi infatti lei ha parlato anche dei public procurements negli Stati Uniti e ha detto sarebbe interessante vedere in Cina. In realtà penso sarebbe anche interessante un'analisi a livello europeo tra i vari Stati membri, che cosa succede, perché penso ci sia un grosso problema di trasparenza e comunque di via, insomma, non si esce da quella dinamica. E questo si lega con un ultimo punto, un po' confusionario, ma avevo più punti, insomma, connessi. Ero curiosa relativamente al progetto di Amazon sul European Accelerator nel settore militare, perché è una materia che non è di competenza dell'Unione Europea, quella militare, difesa, e a livello di Stati membri, quindi mi chiedo, insomma, non conoscevo questo progetto, quindi insomma, se avesse qualche informazione. Ok. Antonio? Bene, innanzitutto grazie perché veramente una presentazione ricchissima e avete fatto un lavoro veramente mastodontico, mettere insieme tanti pezzi diversi, ecco, disciplinarmente anche diversi. La mia domanda è molto su un aspetto molto piccolo in realtà, che mi incuriosisce, quello delle porte girevoli, che è un fenomeno che ha caratterizzato molto l'amministrazione Obama, per motivi anche storici. Quello erano gli anni in cui il capitalismo digitale è esploso. Ecco. Che voi sappiate, che tu sappia, questo fenomeno si è accentuato con le piattaforme digitali, vuol dire che già c'era in altri settori e con le piattaforme digitali si è accentuato, oppure è nuovo, è caratteristico proprio dell'avvento delle piattaforme? Sentiamo Cristina, poi magari facciamo. Sì. Faccio prendere appunti. No, sì. Allora, anzitutto è una domanda da umanista, quindi insomma. Quindi una buona domanda. No, non lo so. Anche io sono un po'. Allora, grazie, perché anche io trovo molto stimolante e molto poco prevedibile la tesi. Io ammetto, non avevo letto il paper prima, insomma. Ok. La cosa che mi sorprende è che ovviamente, per esempio, se dovessi pensare appunto da una prospettiva umanistico-artistica, da sempre esiste il problema della relazione tra apparato militare e produzione artistica. Caso facilissimo su cui credo che tutte e tutti abbiamo letto, il cinema. Ah, il cinema nasce come una tecnologia militare e c'è questa relazione appunto tra la dimensione oculocentrica, l'idea di questo imperialismo, eccetera, eccetera. Però poi sento che nella prospettiva appunto umanistica non riusciamo a fare quel
giro che invece lei è riuscita a fare in questa ora, e ovviamente grazie alla vostra ricerca, nel pensare che poi esistano degli effetti di ritorno di questa agency militare, per i quali forse, non vorrei dire una banalità, però mi sembra di aver capito questo. Cioè, allora questo intervento militare nelle piattaforme digitali è quasi positivo. Quasi? Positivo, cioè fa delle cose, cioè ha degli effetti di ritorno. Positivo nel senso di produrre innovazione tecnologica. Esatto, di accrescimento, ma anche di consapevolezza e di esperienza, per esempio con la digitalizzazione. Questo mi ha sorpreso tantissimo perché, per esempio, negli ambiti umanistici non si riesce mai a fare questo giro, si resta sempre un po' ingabbiati nell'ideologia, che è corretto, come dire, bannare ovviamente apparato militare, però spesso lo sento come un discorso che non è capace di trovare un respiro, che invece ho trovato in questa presentazione e mi è sembrato interessantissimo. Quindi mi chiedo se sia un problema disciplinare, un problema di scala, anche di scalarità, cioè il fatto di quali dati ci stiamo occupando, insomma, questo. Cioè, ho trovato un problema che conoscevo, ma di cui non avevo mai visto questa prospettiva. Quindi sono molto sorpresa. Ci rifletterò rispondendo, sì. Sperando di posso ancora chiedere una cosa, ne avevo tante, ma sempre appunto legata all'innovazione, no? Perché anche a me è incuriosito questo discorso. Ma secondo te, il mito del garage, no? Quindi fra l'altro anche Bill Gates, no? Che abbiamo visto ora si fa un sacco di soldi con i militari, però è ancora, diciamo, realistico in un momento in cui si vede che invece l'innovazione nel digitale vede questa grande interconnessione, no? Diciamo, fra piattaforme, Stato, quindi tu puoi ancora innovare dal garage, stando, diciamo, fuori dal sistema. Ovviamente lo so che è un mito, no? Però dal punto di vista di uno che studia l'innovazione, no? Ha un senso questo mito? È proprio una pura narrazione che non ha ragione di esistere oggi, no? No, cioè, vale la pena rifletterci criticamente, ma vale la pena rifletterci, e la risposta non è necessariamente banale e tranchant, diciamo, perché questo è un po' il centro della tesi della Mazzucato, no? Cioè il decostruire il mito del garage quale origine della gran parte delle innovazioni digitali contemporanee, che in parte, a parte che, come dire, molti altri studiosi anche prima di lei avevano identificato questa cosa, è corretto sul piano, diciamo, fattuale. Allo stesso tempo, però, la relazione, come vediamo oggi, tra inventori, imprenditori che operano in contesti rilevanti, tipo la Silicon Valley, ma non solo, e apparato militare, Stato più in generale, è un rapporto che ha degli elementi di complessità, e quando si manifesta un garage, qualunque cosa esso sia, non è irrilevante quel garage, ma di certo non è quel garage, il grilletto che dà luogo a internet o allo smartphone o alle innovazioni radicali che plasmano l'economia come la plasmano oggi. Tuttavia è un passaggio che da diversi punti di vista gioca un ruolo molto rilevante, ma quel passaggio si verifica proprio perché c'è un processo sistemico e cumulativo dove l'azione di indirizzo strategica, anche violenta, del militare nel momento in cui gli Stati Uniti non devono farsi superare dall'Unione Sovietica pone sì le basi. Poi ovviamente non è che c'è una relazione di causalità tra il progetto di 20 anni prima e il garage dove Gates o chi per lui sviluppano quella particolare attività, ma non va minimizzata l'importanza umana, fra virgolette, del fatto che Gates o Jobs in quel momento partecipano a una dinamica sistemica che ha una sua peculiarità, ha una sua rilevanza. Certo, eleggerla retoricamente o ideologicamente come manifestazione del fatto che senza il genio incomprensibile e inspiegabile dell'imprenditore
non si avrebbe internet è ovviamente una roba che non sta in piedi, però, come dire, non so se, come Claudio scrive che... Sì, se vogliamo dare la parola a Claudio. Sì, sì, così se lui vuole insomma, reagire su quello che vuole. Basta che apra il microfono. No. Mi sentite? Ciao sì. Claudio. Io ho attivato anche la videocamera, spero che mi vediate. Innanzitutto ringrazio anche io per l'ospitalità in questo, diciamo, seminario, ottimo ciclo di seminari importanti, per cui grazie veramente per averci dato la parola a Dario in prima battuta. E, no, volevo fare una piccola precisazione sulla la prima diciamo, domanda, commento che c'è stato, e per, insomma, ci tengo particolarmente perché quando si cita l'imperialismo ovviamente si cita prevalentemente la Lenin, le teorie marxiste, però come abbiamo riportato più volte nel paper, noi partiamo sempre dal lavoro di Hobson, che è un liberale, per quanto liberal socialista, fabiano di fine Ottocento, però non è un marxista. E questo è importante perché lui riesce a sottolineare, diciamo, gli aspetti deleteri di questa commistione o interdipendenza, o forse a quel tempo proprio dipendenza dello Stato da parte di alcune imprese private, addirittura con maggiore forza di quanto faccia Lenin, per capirci, perché per Lenin ovviamente andava buttato giù tutto, per Hobson invece doveva mantenersi il sistema capitalistico in una forma anche, diciamo, riformata. E perché questo è importante? Perché nel suo studio lui sottolinea molto che gli interessi, mi sentite? Sì. Ah, ok, dico, l'interesse della nazione nella sua interezza in realtà non viene tenuto in considerazione. E questo per noi è importante perché oggi, visto che si facevano anche commenti sull'Europa e sul, diciamo, la sovranità tecnologica, per esempio, dell'Europa, la sicurezza nazionale di alcuni paesi, e parliamo soltanto di paesi magari europei marginali, ma anche paesi core dell'Europa, e soprattutto delle imprese, cioè questo schema concettuale che cerchiamo di portare avanti mostra come non solo l'interesse nazionale nella sua totalità non venga fatto, per esempio in paesi europei, ma anche imprese nazionali, per esempio, diciamo, italiane per chiarirci, che sono nelle catene del valore, filiere, supply chains sbagliate, perché sono quelle dominate, rischiano di avere i loro interessi contrastati. Quindi è un approccio teorico che sì, si rifà, se vogliamo, a teorie che sono anche fortemente critiche rispetto al sistema economico, ma al quale dovrebbero guardare anche, diciamo, i policy makers nazionali con attenzione. In questo caso noi lo facciamo rispetto a paesi, diciamo così, amici, come possono essere gli Stati Uniti, a maggior ragione lo possiamo fare rispetto alla piattaforma cinese. Quindi sì, c'è l'aspetto geopolitico, c'è l'aspetto paesi dominanti e dominati, ma attenzione, e chiudo appunto di nuovo con Hobson, lui dice la guerra e quindi l'imperialismo con le radici economiche dell'imperialismo e della guerra possono semplicemente favorire alcuni settori, alcune imprese all'interno del paese e sfavorire altre. Penso che per noi, diciamo, italiani, anche in ambito tecnologico, questo sia un argomento sensibile. Grazie. Credo che ci fosse Marco Ricolfi. Può intervenire? Sì, grazie. Anch'io metto la mia immagine. Ringrazio di questo intervento Dario Guarascio, l'ho sentito dal primo minuto. Mi è mancata la presentazione che ha fatto Maurizio, ma tutto quello che ha detto Dario l'ho sentito, lo ringrazio moltissimo, è estremamente interessante, cercherò di leggere le sue cose. Volevo sottolineare come ci siano due prospettive che si intersecano, che attengono al tema dell'attenuazione della dipendenza economica. Quando si parla dell'Europa che rispetto a queste cose è indietro e ci si chiede che cosa potrebbe fare per recuperare il ritardo.
E credo che qui si pone un tema che riguarda lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo economico, ma come ha segnalato l'intervento di Claudio Cozzo un momento fa, c'è anche un altro tema che riguarda non la questione come possiamo fare per fare come loro, ma c'è una questione di interessi che contrastano, che sono in contrasto o che sono interessi countervailing, contrapposti a quelli delle piattaforme. E questa è più una questione di democrazia. Questi interessi contrastanti sono interessi che vanno identificati in una serie di soggetti e di protagonisti, a partire dai lavoratori disarticolati di cui ci ha parlato Dario e che sono un elemento fondamentale di contrapposizione alla dominanza del gigante informazione. Ma se poi cominciamo a pensare a tutti coloro che acquistano dei devices che poi sono legati a un contratto di uso, per cui non diventano mai proprietari del device, ma sono sempre, come dire, collegati e costretti a fare quello che desidera il loro pseudo compratore, che in realtà dà in affitto la cosa. E arriviamo agli agricoltori, di cui in questo momento si parla molto. Tutti questi sono interessi contrapposti. E finisco questo intervento ricordando una frase che emerge da uno degli ultimi libri di Quintarelli: intermediati di tutto il mondo, unitevi, che ricorda appunto Marx, dove era proletari di tutto il mondo, unitevi, il manifesto del Partito Comunista. E effettivamente oggi ci sono le piattaforme e poi ci sono tantissimi controinteressati che hanno questa caratteristica di essere disarticolati, ci diceva Dario, i lavoratori. Ma in realtà, se pensiamo a gruppi di interessi anche omogenei tra di loro, hanno difficoltà poi a comprendere che la loro posizione è analoga di quelli di altri gruppi di portatori di interessi, quindi sono interessi frammentati. Il problema che io tendo a pormi è quello dell'azione collettiva che può essere immaginata per porre dei limiti e una regolazione delle piattaforme, e credo che bisogni individuare le soluzioni a partire da un'analisi degli interessi, che è quella che poi ci interessa dal punto di vista del funzionamento delle istituzioni democratiche. Quindi il mio suggerimento, Dario, volevo sentire cosa ne pensate voi tre, è di tenere distinto il piano del catch up, della dipendenza economica da recuperare, rispetto a quello dei countervailing powers, quali sono le modalità per creare un'azione collettiva di contenimento. Ok. Non so se Andrea, tu vuoi intervenire, vuoi dire qualcosa? Ancora qualche intervento? Forse non, è, non ci sta. Una domanda. Prego, prego, prego. Purtroppo devo scappare, dato una riunione che non è fuori tema, perché vuole presentarsi, beh, così. Com'è? Vuole presentarsi. Ah, sì. Mi chiamo Giorgio Ardito e sono un vecchio arnese, del vecchio loser della politica torinese, e ho messo in piedi nel 2017 un coordinamento contro le armi atomiche, proprio l'anno in cui Icahn ha avuto il Nobel per la pace e l'ONU ha approvato con 122 voti il trattato contro le armi nucleari. Quelli della mia età ti ricordano molto bene. Quelli della mia età ti ricordano molto bene, Giorgio. Sono lieto di vederti, sia pure a distanza. Cercando di mettere insieme un gruppo di lavoro di scienziati per la pace con Centro Studi Serenolesi, se c'è che adesso devo correre a una riunione proprio sul tema, perché organizziamo una manifestazione il 23 di febbraio per come parlando di c'è stato il fuoco, eccetera, eccetera. La mia domanda è precisa. È possibile far impattare le cose che lei ha detto, cioè avere le slide e la relazione? Perché io le girerei a una serie di
parlamentari che martello da un po' di anni, no? Su questi temi, affinché il livello di conoscenza di queste questioni dei politici italiani sia maggiore. Vi posso garantire che è tendenzialmente vicino al 2 su 100, no? E quindi aumenti il livello di consapevolezza. Io ho fatto per 27 anni il dirigente a tempo pieno del Partito Comunista, sono sempre stato antisovietico, perché per me viene prima la libertà e sul tema della libertà ci si batte per l'equità sociale, e sono stato educato in quel partito ad annusare le frontiere del cambiamento. Questa è una delle frontiere del cambiamento ed è bene che i politici ne abbiano consapevolezza. Questa passa attraverso la conoscenza. Ho il suo telefono, per cui tenterò di avere... Le slide e i materiali sono già nella disponibilità, quindi sono liberamente accessibili. Voi, Giorgio, ti metti sul gruppo? Come? Sono già online. Perfetto, perfetto. Quindi prendo e giro a partire da Benifei, no? Che alcuni di voi sanno chi è, soprattutto per le regole del Parlamento europeo sull'intelligenza artificiale, con cui sono in rapporti costanti, e da alcuni parlamentari italiani che hanno un interesse a questi temi, ma secondo me se ne occupano troppo poco, insomma. E mi chiedo di raccontarvi un aneddoto che mi ha convinto che bisogna martellarli, insomma, su questi argomenti. Sì, ho appena fatto una relazione all'Assemblea Nazionale sulla blockchain, no? Anni fa, e io non sapevo cos'era la blockchain, leggo tutto quello che trovo sulla blockchain, ne capisco l'1,5% circa, anche se ho sempre avuto interesse, per, ho fatto anche un anno in matematica, una città poi ho smesso, per la politica, e ho posto il problema a alcuni parlamentari del mio partito, in un seminario che avevamo, e la risposta su qualcuno si occupa della blockchain è stata questa. E in Cina se ne occupa il presidente. Siamo un po' indietro. Grazie. Buon lavoro, scusate. Sono anche altri interventi? Vuoi... No, se volete io faccio una domanda. Sì, Andrea non ha reagito, quindi forse non è in questo momento collegato. Comunque non... Ah no, ecco, forse sì. No, per me. Va bene, comunque... Non so se... Vedo che se compare scompare il verde. Vabbè, allora io vado rapidamente, poi casomai se andiamo a intervenire dopo. Allora, vabbè, sui primi due punti di Maurizio, in realtà questo, come un po' ha un po' risposto Claudio, cioè il fatto della rarefazione dei confini, che sono i confini tra lo Stato e l'impresa, ma anche tra tecnologie con finalità civili e finalità militari, anche se lì in fondo è appunto, è sempre una riscoperta di cose che per i classici erano assolutamente pacifiche, che forse assumono delle forme e delle intensità che sono quelle contingenti che noi osserviamo e che riflettono la fase e le caratteristiche del contesto all'interno del quale noi ci troviamo, ma la sostanza, come dire, non necessariamente cambia, anzi, probabilmente cambia molto poco. C'è un elemento che sul piano anche intellettuale, della didattica, se vogliamo, penso sia importante. Noi, se penso a come, per esempio, l'innovazione tecnologica viene insegnata nei corsi di economia, viene raccontata come un fatto assolutamente neutrale, spesso e volentieri esogeno al contesto economico e sociale di cui si sta parlando, quindi rimuovendo completamente la dimensione politica e la relazione che c'è tra la produzione di strumenti e di conoscenza che può modificare la realtà, che può modificare il rapporto con la natura, anche tra gli esseri umani, e i rapporti di potere e i rapporti sociali da cui quella che, se vogliamo, possiamo chiamare innovazione promana. Quindi questa dualità della tecnologia in fondo non è per nulla una sorpresa, ma non è altro che
il richiamo della natura assolutamente non neutrale e intrinsecamente sociale, conflittuale, se vogliamo, di artefatti che chiamiamo innovazioni, che poi sono artefatti viventi, sociali, cioè riflettono i rapporti sociali anche da un punto di vista tecnico che li hanno prodotti, o almeno in questo modo io li interpreto. Sull'Europa, noi in fondo, anche come gruppo di ricerca, con tanti colleghi, ci siamo occupati e ci occupiamo di politica industriale in modo anche più ampio, e prima di tutto riconoscendo il fatto che l'Europa come costituzione economica, come impianto di politica economica negli ultimi 30 anni si è dato un impianto che ha menomato qualunque capacità di fare politica industriale, sia a livello sovranazionale, cioè comunitario, praticamente assente la politica industriale, soprattutto se comparata a quello che nel frattempo faceva per esempio la Cina, diventando uno dei player digitali e non solo, anche nelle tecnologie ambientali più rilevanti al mondo. Ma allo stesso tempo noi, di nuovo, come diceva Claudio prima, costruendo un assetto economico strumentale a degli interessi ben precisi, cioè Volkswagen, Audi, le grandi imprese esportatrici europee, prevalentemente tedesche, abbiamo di fatto creato un contesto che, non perché io pensi che l'obiettivo per l'appunto debba essere quello di avere un complesso digitale militare o un complesso militare industriale comparabile e pronto a fare la guerra a quello statunitense o cinese, perché almeno non è quello che penso sarebbe auspicabile. Allo stesso tempo però trovarsi in una situazione di forte arretratezza, se non altro, spiega i problemi oggettivi di fronte ai quali ci si trova oggi, nel momento in cui, se uno vuol fare il cloud europeo, come è stato annunciato con Gaia X o altre iniziative di questo tipo, le si annuncia in modo roboante, si mettono sulla carta spesso degli stanziamenti, salvo poi scoprire che la dimensione appunto operativa e di esecuzione non è assolutamente all'altezza, ma soprattutto salvo poi scoprire che il livello di divario tecnologico, di competenze, eccetera, è nella gran parte dei casi assolutamente incapace di consentire, non rende possibile un'azione autonoma, realmente autonoma da questo punto di vista, o comunque, diciamo, non in modi adeguati a quelli che sarebbero i tempi e le dimensioni delle iniziative che si vorrebbero mettere in campo. Da questo punto di vista, il GDPR, l'AI Act che è stato appena varato, cosa sono? Io li interpreto come dei tentativi che partono anche dal presupposto che ci sono degli elementi di interdipendenza tra mercati, tra imprese, tra entità statuali, quindi banalmente tra l'Europa e gli Stati Uniti. L'accesso ai dati è uno degli elementi salienti che spiega, diciamo, il potere e il peso relativo delle grandi imprese digitali americane, quindi, come dire, darsi un perimetro di regole che può in qualche misura fornire un margine di manovra maggiore è anche uno strumento che difficilmente penso possa essere in grado di consentire un catch-up tecnologico, diciamo così. Può fornire dei margini di manovra, di nuovo, rispetto a che cosa, però io questo è il problema che mi pongo. E per andare da qui al punto che faceva Marco Ricolfi prima, forse, visto che il problema diventa assolutamente risibile e poco soddisfacente se la poniamo in termini di gara tecnologica, mettiamola così, ma può diventare ancora più sfidante, ma forse più come dire, stimolante sul piano umano e politico, se uno prova a immaginare l'idea di un contesto economico, sociale, democratico, dove le decisioni sull'uso o non uso di certe tecnologie, le decisioni sullo sviluppo in certe direzioni o in altre delle stesse tecnologie, la relazione tra come deve funzionare l'economia, cosa deve fare lo Stato, cosa deve fare il privato, quali regole si vogliono mettere, se, come dire, si pensa che sia auspicabile avere una totale apertura del mercato, del perimetro europeo a qualunque tipo di impresa e di tecnologia e una sua utilizzazione diffusa, come dire, senza limiti, o invece magari uno potrebbe pensare che alcune limitazioni potrebbero essere funzionali a immaginare
vuol dire un altro contesto, per l'appunto, dove non ci si ritrovi dopo 10 anni, 15 anni, 20 anni in una situazione di dipendenza fuori controllo rispetto alla quale poi non si è in grado di agire da nessun punto di vista sui limiti. Beh, allora forse da questo punto di vista l'ambito europeo, date le sue dimensioni, date le competenze di cui è dotato, date le tecnologie che comunque caratterizzano le imprese e molti paesi europei, potrebbe rappresentare un contesto alternativo. Alternativo significa che parta da un'autonomia, prima di tutto, nella consapevolezza rispetto a cose di questo tipo, a cose come quelle di cui abbiamo parlato oggi, e quindi poi proposte di politica economica e punti di caduta, via d'uscita di carattere politico che, vuol dire, vadano in una direzione che non sia, per l'appunto, quella di dire: beh, cerchiamo di essere un socio un po' meno di minoranza degli Stati Uniti o della Cina, o addirittura, ma questo appunto è favolistico, come però spesso le istituzioni europee fanno, costruiamo un'Europa digitale forte e comparabile agli Stati Uniti, perché questo, diciamo, è poco credibile, diciamo, per chi ha un minimo di conoscenza della questione. L'AWS Accelerator, in realtà lì appunto ora Andrea si è occupato in modo più approfondito di studiare molti dei dati dei contratti che noi trattiamo nella parte quarta del paper, e questo era uno dei casi che abbiamo identificato come meritevole di approfondimento, proprio perché effettivamente costituisce un esempio abbastanza lampante di alcune delle cose che ho provato a dire prima. In realtà io credo che questo sia, da un lato, una manifestazione del ruolo abbastanza esclusivo e unico che questi soggetti possono svolgere, e che quindi, anche se presentano dei profili di criticità sul piano della sicurezza nazionale, quando un paese europeo decide di affidarsi a loro per gestire dati sensibili o per svolgere il ruolo di coordinatore dei soggetti che promuovono e producono innovazioni, alla fine non ci sono particolari alternative rispetto a questo. Un altro elemento può essere, però, se vogliamo, legato al fatto che, proprio perché le piattaforme nascono in un contesto in cui la direzione è quello dello sviluppo neoliberale del sistema economico e delle istituzioni, quindi del graduale depotenziamento delle strutture nazionali e sovranazionali, della loro crescente permeabilità rispetto alle attività di lobbying, rispetto appunto alle revolving doors, eccetera, può accadere che fenomeni di questo tipo si verifichino senza che nessuno se ne accorge, un po' come succede che si istituisce un sistema fiscale all'interno dell'Unione Europea, costruendo il Lussemburgo, l'Irlanda o l'Olanda in modo tale che diventino, come dire, di fatto gli avamposti, i paradisi fiscali all'interno di un contesto che ovviamente non dovrebbe ospitare dei paradisi fiscali, ma dove invece appunto soggetti come Amazon, che hanno, e non solo ovviamente, che hanno in quel modo di funzionare, uno degli aspetti salienti della loro capacità di accumulare utili, beh, questo ci mostra come la costruzione delle istituzioni e delle norme stesse che stanno attorno a quelle istituzioni favoriscono questi sviluppi. Proprio oggi su Social Europe c'era un articolo che, confesso, purtroppo ho letto solo nella parte iniziale, che dava notizia di un'azione collettiva, insomma, di un'azione dei sindacati e di altre organizzazioni non governative nei confronti del Parlamento europeo per imporre l'allontanamento dei lobbisti di Amazon che operano all'interno del Parlamento europeo. Ora, ovviamente, non so quanta speranza dobbiamo riporre in questo tipo di azioni, però, prendendo sul serio la sollecitazione di Marco di prima, e quindi, come dire, il compito di chi studia è di studiare con rigore, di insegnare con altrettanto rigore, di provare, come dire, avere quanto più possibile la mente aperta e laddove utile e fertile compenetrare tutto ciò che abbiamo nelle nostre discipline e eventualmente anche al di fuori. Dopodiché, come dire, se abbiamo una sensibilità politica, diciamo così, è anche importante, secondo me, non veicolare messaggi
drasticamente pessimistici, eccetera, perché poi, come dire, così come fenomeni di questo tipo crescono e diventano mastodontici, apparentemente impenetrabili, dopodiché può anche crescere parallelamente la loro fragilità, così come prima degli studi di Antonio Casilli, non che il fenomeno non esistesse, ma l'ha portato efficacemente sotto i nostri occhi, uno non pensava che nel mentre si guarda un video di YouTube, si guarda un video di Netflix, si cerca qualcosa su Google Map, di fatto si sta partecipando, sia in relazione con un rapporto di subordinazione con migliaia o centinaia di migliaia di lavoratori che magari stanno in Africa, in Asia, in Europa, e però potrebbero essere i protagonisti di, come dire, azioni collettive che tuttavia, rispetto al fenomeno specifico delle tecnologie digitali, della loro pervasività, della loro multidimensionalità, se così la vogliamo chiamare, richiedono uno sforzo di consapevolezza, si sarebbe detto consapevolezza di classe, ma in questo caso è una consapevolezza di classe che va oltre il fatto che quello che sta a svolgere il lavoro del moderatore di contenuti o dell'addestratore degli algoritmi dell'intelligenza artificiale che è nelle automobili, come ci racconta Casilli, o in altri contesti sviluppa una sua consapevolezza, e come vediamo anche con le lotte che ci sono state negli stabilimenti Amazon, eccetera, esiste un movimento da questo punto di vista che è rilevante. Allo stesso tempo, quando usiamo con disinvoltura uno strumento digitale, quando oramai non ci stupisce il fatto che il 99% della campagna elettorale, chiunque esso sia, Trump, Salvini o Renzi o chiunque, la fa su Twitter, ciò vuol dire che implicitamente chi manovra l'infrastruttura ha un'evidente posizione di preminenza, perché è quello che accende e spegne la luce e si fa una risata, come dire, della rilevanza contingente e momentanea di Tizio o di Caio. E lo dimostra il fatto che nel momento in cui Trump doveva essere rimosso e gli doveva essere limitata la come dire, capacità d'agire politica, chi ha stabilito senza nessun tipo di imposizione esterna, normativa o di fonte pubblica fare questo, come dire, lo ha fatto prontamente. Ora vedrete che le stesse big tech, che sono state le migliori alleate di Biden e dei democratici negli ultimi 5 anni, se necessario, come sembra appunto già dal comportamento di Musk e di altri, si riposizioneranno, anche perché, come dire, sono poi diretti protagonisti e compartecipano questo. Per quanto riguarda le revolving doors, una cosa interessante, cioè diciamo un libro da cui io ho anche tratto alcuni spunti, da cui abbiamo tratto alcuni spunti, e che racconta come, ecco, anche l'evoluzione dei rapporti tra gli imprenditori del digitale, anche della nascente industria dell'informatica già a partire dagli anni 70 negli Stati Uniti, e la politica, è un rapporto particolare che è diverso dal rapporto di lobbying formalizzata e anche molto pesante che siamo abituati a conoscere e che di fatto è nella storia degli Stati Uniti e che ha molto riguardato, dice Margaret O'Mara nel libro The Code, soprattutto la costa est degli Stati Uniti e le grandi imprese, per esempio dell'area di Boston, ma non solo, con i loro uffici a Washington e l'attività di lobbying finalizzata a tutelare i loro interessi. Gli imprenditori della Silicon Valley, spesso imprenditori anche e imprese di piccole dimensioni, con imprenditori che hanno una caratteristica molto importante, spesso hanno un livello di competenze elevatissimo, hanno una conoscenza diretta dei prodotti e delle innovazioni che commercializzano, sono parte di quel ecosistema innovativo, di quel sistema locale dell'innovazione che nel caso del digitale, dell'economia di internet, è un po' il brodo di cultura, di cultura fondamentale. E fino alla fine degli anni 80, e quindi poi la fase nevralgica è quella degli anni 90, dove succedono una serie di cose importanti, in realtà hanno una relazione che è relativamente marginale o comunque una capacità di influenza relativamente contenuta. Poi lì c'è una distinzione, perché ci sono
le imprese direttamente riconducibili al militare, come la Lockheed Martin, per esempio, che hanno delle connessioni con chi fa i semiconduttori, con chi fa l'hardware, con chi fa una serie di innovazioni che saranno essenziali all'informatica, ma quelli che poi diventeranno, molti di quelli che poi diventeranno i soggetti centrali dell'economia di internet di cui stiamo parlando adesso, sono quelli che saranno protagonisti della, chiamiamolo, innamoramento di Al Gore, di Clinton, quindi dei democratici dei primi anni 90, di quelli che poi, diciamo, saranno i democratici importanti nella parte fine anni 90-2000, e poi questa è la ragione anche della prosecuzione di Obama lungo questa linea, che compiono gli atti più importanti per garantire quel trasferimento tecnologico di cui parlavamo prima e per fare quella che Greenstein chiama la commercializzazione di internet, che di fatto è trasferimento tecnologico e preparazione di un processo di mercificazione che ha una rapidità assolutamente, forse anche inattesa dagli stessi protagonisti di quelle che sarebbero diventate le imprese leader, e che di fatto ha reso poi questi soggetti partecipanti a tavoli di gestione del potere, che diventa un potere anche politico, in modi relativamente inusuali e inaspettati, diciamo così. Se uno legge le origini di Gates e alcuni tratti di questa garage economy, li coglie effettivamente, soprattutto nelle fasi iniziali delle innovazioni che sono all'origine, per esempio, di Microsoft. Dopodiché, come dire, il processo è cumulativo e quello che noi argomentiamo è che lì avvengono una serie di fenomeni rilevanti, che per l'appunto in quel libro sono documentati anche proprio con ciò che succede sul piano legislativo, degli incontri e dei passaggi più importanti. Per esempio il fatto che la rete prima è gestita dalla National Science Foundation, ci sono delle previsioni esplicite rispetto al fatto che non deve essere utilizzata a fini commerciali. Nel frattempo però si sono sviluppate una massa critica e degli elementi di interoperabilità tecnologica che rendono, come dire, fanno intravedere, diciamo, il potenziale economico molto rilevante che quelle applicazioni avrebbero avuto di lì a poco, e questo, come dire, ha posto le basi per quello che è il ruolo che appunto Amazon, Microsoft, Facebook, in modi diversi. Ecco, un'altra cosa che potrebbe essere molto interessante studiare e capire: queste piattaforme non sono tutte uguali, hanno dei rapporti tra di loro che sono, come anche qui la storia ci insegna, spesso dei rapporti che ricordano il cartello, cioè la cooperazione, anche la divisione del lavoro, no? Rispetto a hardware, software, eccetera, eccetera, ma anche la loro dinamica strategica è relativamente diversificata. Comprendere queste diversità potrebbe essere qualcosa di scientificamente rilevante, anche in generale forse interessante e opportuno fare. C'era la domanda, non voglio eludere la domanda sul cinema, però insomma, quindi diciamo il tuo punto, se per provare a ritrovarlo, anche perché lo ho detto tutte, è il fatto che in qualche modo, se capisco bene, cioè l'efficacia, quello che queste tecnologie sono in grado di fare, quindi quello che le piattaforme stesse sono in grado di fare, è in una certa misura anche merito del militare. E questo sicuramente sì, anche se appunto è un merito che va sostanziato, nel senso che ha appunto un suo elemento che noi chiamiamo originario, ma che poi nel suo sviluppo, soprattutto dal punto di vista, per esempio, delle applicazioni più funzionali, utili e maggiormente riconducibili all'uso civile più comune, è legato al fatto che le imprese, quelle che si rivolgono al mercato, quelle che stanno a contatto con la domanda, godono di una flessibilità, di una capacità di combinare input, conoscenze, asset, eccetera, eccetera, che la rigidità del militare, ovviamente, anche perché non è la sua funzione, non gli consente. Allo stesso tempo, e su questo appunto quello che ripete come un mantra la Mazzucato, che sono d'accordo e penso sia vero, se ti passa lo Sputnik sulla testa e tu dici
entro 10 anni devo andare sulla Luna, qualunque sia il prezzo, qualunque sia il numero di morti che devo sopportare, qualunque siano le conseguenze, qualunque sia il debito che devo accumulare, magari lo faccio cadere sulla testa dei paesi alleati, o qualunque sia come dire, la conseguenza politica, beh, questa è una forza strategica, una forza di trasformazione, diciamo così, della realtà e di abbattimento di quello che in gergo possiamo chiamare, diciamo, incertezza radicale che l'impresa, con il capitale che ha a disposizione, l'orizzonte strategico che tendenzialmente ha, se vogliamo, come dire, affidarci alla divisione tradizionale Stato-impresa, nonostante abbiamo passato 2 ore a metterla un po' in discussione, però questo sicuramente è un elemento rilevante. Il problema è qual è il prezzo, diciamo, di tutto ciò, e questo, insomma, è qualcosa che può valer la pena continuare a discutere. Ciao Claudio. È pure una domanda di sì, sì. Cioè io sono un operaio specializzato, nel senso che mi sono laureato 60 anni fa, ma ho sempre fatto lavoro nelle direzioni a livello di rete. La domanda mia è abbastanza semplice. Con un potere economico come quello dei non so di Amazon, di Apple e compagnia bella, che è superiore alla metà circa, forse anche di più, degli stati europei, no? Perché mi pare che parte sia quello. È inutile la legge che sta tirando fuori l'architettura europea, quella che nominava Giorgio Ardito tipo in sé. Allora, la domanda è possibile che l'unica possibilità, anzi, scusate, per l'Europa è di costituire una forza militare? Perché dicono, il concetto fondamentale è che, visto che internet è nato, cioè, tutto è nato da militare, la dimostra quello che ha detto lei in quest'ora, che il suo Riccardo sottolinea questo. Cosa ne pensa del fatto che della possibilità che costituendo una forza militare europea si risolva il gap con i confronti dell'America e della Cinese? Io penso che se succede a fare del genere compreranno più carri armati dalla Germania, forse qualche cosa anche da Leonardo, ma che rimanga la stessa cosa. Cioè, non credo che possa nascere soltanto con il percorso militare una capacità di innovazione, di ricerca tale da superare, è una domanda mia, cioè, volevo dire. Sì, sì, no, è quello che ho detto anche io prima. E poi è un orizzonte abbastanza inquietante, che, come dire, perché è un orizzonte dove l'elemento di subalternità, forse mitigata nella misura in cui ci si ritaglia uno spazio che può essere anche relativamente rilevante nella filiera militare o in alcune delle filiere militari, e quindi margini di contrattazione da questo punto di vista, ma data la pervasività e l'importanza di queste tecnologie, questo sì è qualcosa di inedito, cioè pensiamo anche alle armi autonome adesso, a quanto i droni stanno giocando un ruolo fondamentale, per esempio in Ucraina, e non solo i droni, cioè lì effettivamente, se quella è la strada, pensare di recuperare il gap, ma ripeto, è un'ambizione che, come dire, non so quanto possa essere corretto propagandare, in qualche modo voler rincorrere, la vedo molto difficile. Forse una cosa ancora più illusoria, utopistica, è provare a dire, beh, però, tutto sommato, potrebbe essere interessante immaginare uno spazio economico, politico e di uso e di concepimento delle tecnologie diverso, che non vada lungo la strada di un'ineluttabile convergenza di concentrazione di fortissimo potere da parte di pochi soggetti, che oltretutto oramai, avendolo consolidato, semmai questa potesse essere di nuovo un'ambizione sensata, difficilmente potranno essere appaiati da un Amazon europea o qualcosa di questo genere, e una Leonardo 3.0 insieme ai francesi, che già in parte ci stanno provando, insomma, la vedo come una cosa. Da questo punto di vista, per quanto io non riponga enormi speranze su questo, però comunque già qualcosa che esista e andrebbe quindi guardata e studiata con attenzione,
la produzione normativa dell'Europa e il fatto che comunque ci siano interventi in questa direzione, che vanno molto anche e comprensibilmente lungo la strada del tracciare quello che viene prodotto dall'intelligenza artificiale per almeno, come dire, sapere se l'immagine, il video che si sta guardando sia stato effettivamente come dire, registrato da un essere umano oppure no. Non è solo questo quello di cui l'AI Act si è occupato, però sono una serie di iniziative che in una certa misura, anzi anche esplicitamente, vanno nella direzione di provare ad avere una voce in capitolo all'interno di quella filiera. Come ricordavi anche tu prima, in realtà si tratta, come anche rispetto alla cosa che diceva Ludovica, di un impianto normativo che non ha paragoni con quello statunitense e che può anche fungere da arma negoziale, no? Poi capita che quando si siede quando è il momento di negoziare, si cede subito la fiche più importante che abbiamo in mano, cioè il GDPR, le sentenze della Corte Europea che dicono che è contro il diritto europeo trasferire dati negli Stati Uniti. Subito facciamo un accordo che mette una pezza su quello che dice la Corte Europea per permettere il trasferimento, quindi perdendo, diciamo, forse la carta più importante che abbiamo in mano, la carta negoziale. Questo alla fine noi abbiamo un apparato normativo che potenzialmente ci dà un vantaggio, se vogliamo, negoziare, però poi alla fine è la politica che decide come utilizzare queste carte, se utilizzarle, quando, in che modo. E questo ci riporta... Se posso intervenire su questo, Maurizio, Dario ha ricordato molto bene che l'accordo per sospendere gli effetti della sentenza Corte di Giustizia sullo scambio di informazioni è stato siglato a Ramstein pochi giorni dopo l'inizio del conflitto Russia-Ucraina, in un incontro avvenuto fortunosamente ai margini al confine tra la Germania e la Polonia, anche con dei rischi personali per dato il momento. E però era una cosa da fare. E l'Europa non ha esitato, naturalmente notizie, ma chi legge il Financial Times lo sa, gli altri non so se hanno avuto delle notizie precise. Sì, sì. Quindi non siamo riusciti ad avere la nota di ottimismo. Bravo, vicini. Io sono ottimista per professione. Credo che da tutto questo bisogni partire per dire che il cambiamento è stato esponenziale negli ultimi 20 anni e siamo spiazzati, ma questo non toglie che gli interessi contrapposti siano formidabili. Bisogna dare tempo al tempo e lavorare nella direzione giusta. Per fortuna non tutti gli economisti si occupano di pettinare le bambole, ci sono degli economisti come Dario e i suoi colleghi che aiutano a sperare. Sono anche quelli che consigliano di tagliare la sanità, la scuola, c'è anche chi fa di peggio di pettinare le bambole, cioè che quelli che pettinano le bambole non sono così, non c'è chi è più nocivo. Avevamo una nota positiva finalmente, non rovinare il... Va bene, ringraziamo allora ancora il nostro ospite, grazie.